Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti e bentornati nel mio bellissimo canale. Allora, innanzitutto buon anno, un anno super meraviglioso a tutti voi, fanciulli e fanciulle. Allora, avete mai preso, vi è mai capitato di prendere un cassettone, un contenitore, entrare in una stanza e dire oh mio Dio, che schifo, che zozzeria, quanto sono disordinata? Sì? E quindi allora questo è il video che fa per voi. La parola d'ordine per il 2019 è ordinare, organizzare, pulire. Sigla! Di fare questo video. Allora, c'è un po' un mix, organizzazione, appunto decorazione, e quindi da che cosa partiamo? Partiamo dall'organizzazione, che dice il regista? Dico va che bene? Che diciamo serve. Partiamo dall'organizzazione. Non ci fate caso a sta schifezza dei capelli e sto parruccone in mezzo, perché l'ho lavati e sono ancora umidi, quindi sono proprio pesantoni, e quindi ho acceso il camino, li lascio asciugare all'aria e poi me li pono, perché stasera il mio ingegnere mi porta a cena fuori e quindi e quindi me li fono stasera. Ok, allora, parruccone a parte, iniziamo da Tiger. Allora ragazzi, Tiger ha portato un sacco di cose interessanti per la casa. Allora, non credo che facciano parte delle nuove collezioni, quelle di gennaio, perché sapete che Tiger ogni mese cambia e porta cosucce nuove. Questo qui, eccolo, il Dibliano, l'ho preso, che è appunto quello di gennaio, spazi interni gennaio 2019, e c'ha delle cosine molto carine. Allora, a parte tutto un po' spaziale, perché vuole che i nostri sogni nel 2019 siano interstellari, intermegalattici, e quindi ha fatto pianeti, stelle, molto molto carina, anche per arredare una camera delle bimbe, o comunque per arredare il nostro ufficio, in generale la casa. Molto belle le cosette che ha portato, anche un po' di cose per la palestra, vedete che carine. Poi tanto faremo il video sulle attrezzature, su quelle che utilizzo io, e ovviamente sui miei video preferiti di fitness, quindi come allenarci a casa. E ha portato un sacco di cose, non c'era tutto, perché io ci sono andata e proprio il 31 dicembre, perché appunto chi organizza a Capodanno organizza tutto l'anno, e quindi volevo prendere anche la fascia da braccio per smartphone da corsa, che è molto carino, però non c'era, quindi ci devo tornare, ahimè, che disgrazia, che disgrazia. Allora, però, che cosa ha preso l'Anto? Allora, guardate che meraviglia qua, di scatole super, ma poi guardate quanto sono grandi, enormi, guardate quanto sono belle. Allora, la plastica è bella dura, ha le due chiusure. La cosa molto particolare sono dentro i divisori, vedete, che si possono rimuovere, ok? E poi possono essere anche modificati, quindi basta, aspettate che vi faccio vedere, ok? Olè, mo se spacca tutto, immaginate? Eccoli qua, vedete come sono fatti? A quadrati, quindi voi potete anche rimetterli e cambiare gli spazi interni, quindi magari qui non lo mettete e fate una striscia lunga, e qui li fate invece più piccolini, vedete? Quindi sono proprio super super comodi, e possono appunto, possiamo personalizzarci di tutto dentro. Allora, costano 5 euro e ne ho presi 3. Sono tornata poi, perché ci sono andata anche prima del 31, sono ritornata il 31 perché ho detto no, sono troppo belli, perché lì per lì non mi ero accorta che potevano essere modificati proprio i divisori dentro, e quindi ho detto no, ritorno, ne erano rimaste 2, mi prendo pure quelle 2, e invece no ragazzi, erano finite, per cui ho solamente queste 3. E che cosa ci voglio organizzare? Allora, la prima scatola che proprio voglio che nel 2019 sia rimessa tutto in ordine, perché sapete che adesso inizieranno i preparativi pure per la cucina nuova, quindi devo iniziare per forza ragazzi a fare un po' di decluttering, e lo vedrete prossimamente, il primo sarà quello con le pentole, e poi devo riorganizzare tutte queste cose per la cucina, perché tra pirottini, le formine, gli accessori, le cosine, è diventato, cioè una scatola grossa così, che occhio non vede, cuore non duole, la vostra Anto l'ha ficcata nel reparto caldaia, l'ho messa lì perché non la voglio vedere, sta tutta una cosa mischiata, che io queste cose ne voglio vedere, e quindi ho detto se la riporto dentro casa gli do una bella sistemata. E quindi appunto la prima cosa, voglio organizzarci tutti gli accessori per la cucina, appunto biscotti, biscottini, pirottino, i biscotti dentro, nel senso tutti gli accessori per fare appunto i biscotti. La seconda, pensavo di metterci le cose per la cartoleria,
ma soprattutto per il cucito. Avete visto tutto che il cucito è un'immensità di cose, è un hobby, ci sono hobby che occupano un sacco di spazio, e cioè non tanto occupano tanto spazio, proprio le cose che ti servono per il cucito sono tante e sono piccole, e più so tante e più so piccole più si crea confusione. Però con queste scatole il cucito secondo me si organizza perfettamente, proprio perché magari una la lascio intera come parte insomma del divisorio, come spazio, qui ci metto le forbici, tutte le cose un pochettino più lunghe, e poi queste qui le faccio un po' più piccole, i divisori, perché appunto si possono personalizzare, e ci metto i gessetti, ci metto le spoline, ci metto magari i fili, le rocchette piccoline, insomma voglio gli spilli, voglio organizzare proprio tutto il cucito. Anche perché dopo il salone, non so con che ordine vedrete questi video, il prossimo video, lui ride perché già sai le cose che gli succederanno nel 2019, voglio organizzare il mio ufficio sopra, il mio spazio, quindi sarà sia per lavorarci, perché appunto ci lavoro, ma soprattutto anche per i miei hobby, quindi il cucito eccetera, perché ogni volta mi metto qua in salone. È vero che ho il tavolo in cucina che è grande, mi permette di utilizzare tessuti molto grandi come il copripiumino che abbiamo fatto, che sopra non l'avrei potuto fare se non mettendomi per terra, però ecco appunto tutto il resto delle cosette che facciamo preferisco mettermi sopra, così che la parte sotto di casa rimane sempre ordinata, perché sennò ragazzi tra le macchine da cucire riporta su riporta, sono sempre a far su e giù, quindi no. E quindi appunto voglio fare tutta un'organizzazione del cucito, perché praticamente adesso la stanza c'ha solamente il divano e un tavolo molto molto grande. Sulla destra voglio organizzarci il cucito, dall'altra parte la mia parte, insomma, del make up, vediamo insomma come fare. E quindi appunto la terza non ho ancora ben chiaro che cosa ci faccio come organizzazione, però non potevo non prenderle. Mi è dispiaciuto che quelle due invece me le sono fatte sfuggire, ma vabbè, torneranno. Allora, poi sempre organizzazione, ragazzi, guardate un po' che meraviglia, sono due valigette, dico valigette perché sopra hanno la maniglia, l'ho presa sempre da Tiger e sono molto carine. Peccato che loro due poi non si possano impilare, sarebbero state veramente molto pratiche anche per l'armadio, vedete, invece non si possono impilare. Comunque ad ogni modo va bene così, sono ottime pure da portare in vacanza. Che cosa ci vuole mettere la vostra Anto? Siccome si aprono in questa maniera, a parte vabbè qui si apre il coperchio, ma in realtà vedete si dividono, ok, quindi si può portare solamente questo, ok, poi questi qui rimangono aperti perché non hanno loro un altro coperchio, quindi solamente o uno o tutti e tre insieme. E ci voglio organizzare la bigiotteria, i miei gioielli, quelli diamanti, i zerconi, come si chiamano? Zerconi? No, zirconi. Zircone. Pensa quanti diamanti e pietre preziose ho io, i zirconi, c'è ragione, i smeraldi che sono i miei preferiti, quelli verdi, poi ci sono l'agata, poi sì, insomma avete capito, tutti i gioielli ci voglio organizzare qua, e ci scrivo proprio qua davanti per tutti i ladri, gioielli e pietre preziose, li mettiamo proprio là. Quindi no ragazzi, ci voglio mettere orecchini, anellini, tutte quelle cosette che poi creano confusione eccetera eccetera. E quindi ragazzi, super comode per tutta la bigiotteria, non so se ve l'ho detto, l'ho pagati 3 euro l'uno sempre Tiger, e quindi super consigliati anche questi qui, non so se li riporteranno e li staremo a vedere. Poi amore, allora, ti ho fatto un regalo per quella bigiotteria, anelli preziosi e cose lì. Dai, questo è l'anello di zirconi che mi ha fatto. Ma che zircone? Zircone. Ce la farò io. Ma il zircone è zirco, io ho sempre detto zircone. Ma che è zircone? Zircone, casomai, ma zircone, tirami questo zircone, amore. Ma non è uno zircone, questo è un diamante vero. Ah, un diamante vero, vi faccio vedere l'anello che mi ha regalato. Ah, il zircone si fa, vai, lo metto dentro, già organizziamo. Sì, amore, chiappa. Ti ho fatto fare proprio la scatola apposta. Lo apro. Apri, amore. Vi faccio vedere l'anello. L'anello che Enrico mi ha regalato a Natale, se no non mi ha detto tieni. Dicevi sempre che non so mai fatto l'anello pomello. Vai. Allora non c'è voglia. Dammi i fargli, l'ingegnere. Mamma mia, tutto devo fare io. Tutto. Il mio anello pomello. Amore? È bellissimo. Era questo che mi hai chiesto tu. Un anello. Vedi, amore, è largo, non lo posso portare. Bisogna fatta ingrassare, amore. Che bello.
Cioè, ragazzi, vi prego, cioè, questo è l'anello che Rico mi ha regalato a Natale. Buono però, una fragola. Amore, puoi fare SMR, ce ne metti 4-5. Ok, andiamo avanti. Poi, allora, la vostra auto è super, che me sono comprata alla Lidl, mamma mia, ecco perché sono uscita il 31, questa regina della casa dopo l'auto, questa è una regina meravigliosa, sarebbe la Brother, giusto amore? Sì, due Lidl abbiamo dovuto vedere, va due ruba. Lidl, perché è andata a ruba ragazzi, se ne trovate sarebbe... tre, compratele che poi li potete rivendere su eBay. Rivendiamo, regà. Allora, praticamente è l'etichettatrice, praticamente serve per organizzare, avete visto un po' quelle... Etichettatrice? Sì, l'etichettatrice, che però quando uno va a organizzare, tipo anche questi qua, che per ricordarsi quello che c'è esternamente, per non star lì a aprire scatole e scatoline, con questa qui. Gli anelli dentro, non è che ci puoi trovare dentro la trapano, no? Amore, ma io voglio, noi ragazzi abbiamo talmente tanta roba che se non ce la mettiamo a posto come si deve, non troviamo manco dentro le scatole organizzate le robe, per quanto ce ne avevamo, quindi se per favore, perché non posso organizzare poi il tuo garage, poi andremo a vedere tue vergogne dentro al garage, vi faccio vedere l'organizzazione del Rico, ragazzi. Un bordello. Cioè, avete presente la lavatrice come tira fuori i panni? Ecco, così c'ha la roba lui, tutte le vittime. Quando gli dico amore, ma scusa, ma prendi il chiodino, vai a prendere... A saperlo dove sta il chiodino. Vabbè, famo altro che comprare chiodini, noi ricompriamo sempre tutto. Ah! Eccoci, guardate quanto è bella, costa 19,90, ok. Se ci mettete altri 2 euro funzionava. Oh, amore, ma la finita! E praticamente non mi aspettavo così grande, è veramente stupenda. E quindi appunto la utilizziamo per far tutto bene in ordine, anche perché appunto con la nuova cucina poi organizzeremo anche le cose dentro, eccetera, eccetera. Quindi voglio cambiare un po' la disposizione delle posate, dei piatti, eccetera. E quindi esce fuori l'etichetta che è appunto adesiva e l'attacchiamo. Quindi tutto perfettamente ordinato, ve l'ho detto, il 2019 è tutta organizzazione, sì, te faccio pure a te, ingegnere. Ci attacco sopra. Poi, allora, una cosa carina che trovate. Il ciuffone, va. Sì, ma te l'ho detto. C'è il rivoltino con i capi. Allora, avete presente le organizzazioni, quelle precise, perfette, da dove vengono? Da questi blocchi, ragazzi. Necessari, quindi... Oddio, ma senti un po', non questo è che... paradiso di fregnacce che è Tiger, lo conosco benissimo. Cioè, poi ragazzi, quale paradiso di fregnacce? Ha tirato fuori delle cose stupende. Allora, praticamente sono gli organizzatori, ci stanno sia questi qua, beh, faccio vedere questo che è uno spettacolo, che è per lo sport. E l'ho preso più per voi, per farvi vedere voi che adesso inizierete pure a fare un po' di ginnastica a casa, ed è carinissimo come diario. È simile al diario quello alimentare, no? Che specialmente per chi magari non si rende conto di quanto mangia, da dove provengono le calorie, eccetera, è carino tenere sempre un diario alla portata di mano, e quindi scrivere e segnare tutto quello che uno mangia senza ossessioni varie. Semplicemente appuntare quello che uno mangia per rendersi conto, no? Poi di quello che ha fatto durante la giornata. Alla stessa maniera c'è questo qui che è dello sport ed è bellissimo. Allora, il presente si divide in questa maniera, cioè due pagine, poi sono tutte uguali ovviamente, e c'è il giorno dove appuntare appunto la data, e gli obiettivi del giorno, ok? Poi gli esercizi, il peso relativo appunto agli esercizi, e, come si chiamano le serie, poi perché è scritto in inglese, poi ci sono qua un'altra parte di esercizi per quanto riguarda il cardio, e i chilometri, insomma tutto quello che uno ha fatto, gli esercizi per il cervello, carini, anche questi, amore, questi dovresti fare. Sì. Poi la ginnastica posturale dove la metti? Voglio te metti a posto. Sei sempre sul divano a ma posturale. Ma come? No, sono sempre sul divano a spendere i soldi all'altri. E sei rovinato se parli della cazzo. È vero, me l'hanno scritto. Tutte queste pregnacciacce. No, è vero, sono utili. Vedete questa parte del diario? Guardate che bello che è appunto il diario alimentare. Quindi qui possiamo appuntare le tazze dell'acqua, le tazze di caffè, le note in generale. Le porchette. Le salsiccette. Sì, le porchette, le tagliatelle, le mortadelle. E poi c'è colazione, pranzo, cena e gli snack. È veramente carino, ragazzi, come quadernino. Ed è bello perché poi alla fine, infatti se ritorno mi prendo anche un secondo. Ed è troppo carino per tenere tutto sotto controllo, no? Specie che è l'inizio dell'anno e quindi ricominciamo in una certa maniera. Poi c'era pure quello specifico solamente per l'alimentazione, dove c'era pure la colonna dove c'era scritto chi cucina stasera e la spesa. Però era troppo piccolo
piccola la casella per poterla scrivere, cioè era un quadratino così dove andava scritto tutto quello che si mangiava in un giorno, mentre questo avete visto è proprio una pagina completa. Ma, e poi c'era un'altra era casella. Sufficiente lo spazio, se uno sta dietro lì non deve scrivere niente. Niente meno. Oppure te scrivevi mortadella, salame, maionese. Beh, ovvio, è ovvio. Poi c'era il quadratino di cucina. Che elementi per non mi ricordo. Dietro, insomma, non è che so altri. Ma tu che poca mania. Ma infatti, poi guardate che carino pure questo come blocchetto, senza che ve lo apro. Vediamo se è una cosa rapida. Volentieri. E le forbici stanno lì, eh? Eleganza. Eleganza, io ero innata, perché non puoi capire che facevo da piccola per aprire confezioni. Sì, asciugarla. Sì, no, i denti. Ammazza, che è un castoro roditore? Sì, il castoro, infatti a me mi chiamavano Chuck Castoro. Chuck Castoro! Eccoci qua! Ma devi spiegare questa cosa di Chuck Castoro? No, basta, va per tempo. Allora, questi qui sono cose da fare fatte. Carino ragazzi, perché facciamo tutta la lista giornaliera delle cosette da fare, molto bello anche da tenere sulla scrivania, sul tavolo, insomma bello, e l'ho voluto prendere anche perché mi sembra che venivano 2 euro l'uno, quindi anche il quaderno degli esercizi dell'alimentazione veniva poco. Poi ho voluto prendere questo blocco per il planner settimanale praticamente e niente, per appuntarci tutte le cosine, che tutti i nostri obiettivi, tutte le cose da fare. Molto bello perché questi organizzatori ragazzi ci fanno tenere a mente bene la strada che stiamo facendo, oppure se abbiamo un progetto da fare o vogliamo insomma migliorarci eccetera eccetera, ci aiutano a tenere sempre tutto sotto controllo e cancellare la sera tutte le cose che ci siamo dette magari il giorno. Oppure io vi consiglio sempre di organizzare la sera prima, io sempre la sera prima di andare a letto mi segno tutto quello che devo fare il giorno dopo, perché sennò quando ti svegli la mattina non c'hai chiaro bene in testa quello di fare, un po' il sonno, un po' la stanchezza, un po' tutto. Invece io lo faccio la sera prima, quindi la sera prima scrivete quello che dovete fare il giorno dopo e poi andate a cancellare man mano. Io li amo ragazzi, quando mi dite tanto come fai a essere così organizzata, io mi segno tutto. Se vi faccio del telefono mio è tutto un elenco di cose che so che devo fare in base ai giorni, perché sennò mi perdo, perché amo fare mille cose, lo vedete anche sul canale, no? Ci stanno 100.000 tipi diversi di video, non c'è un solo che ne so che è quello per dire solo di organizzazione o solo pulito, no? Faccio tutto e quindi a me piace, ho tanti interessi, quindi riesco a farli, riesco a organizzarmi grazie al fatto che mi segno tutto, ok? Dicevi amore? Beh, lì ci puoi mettere anche l'obiettivo della settimana. L'obiettivo della settimana. Un obiettivo raggiungibile, non è che poi di sabato meno 100 kg, no? No, no, però dico, esatto, sei riuscito alla, sì. No? A dimagrire, sì. Un etto, sì, un anche chilo. Alimentare e basta, ho detto più lavorativi, eccetera, perché no? E poi ho voluto prendere, sempre in ottica di organizzare un po' il mio ufficio sopra, e voi sarete con me, il mio home office. Eccolo qui che carino, vedete? È un quadernetto che praticamente si apre in questa maniera e dentro ha i post-it colorati, quindi sono utili per assegnare ad ogni colore una categoria di obiettivo diverso e poi hanno grandezze diverse, quindi insomma sono comodi per l'agenda. Non ho ancora trovato un'agenda che mi piace e quindi staremo a vedere, non so se appunto utilizzare un quaderno semplice, organizzarlo in una certa maniera, oppure staremo a vedere, non lo so. Ok, allora questo ve l'ho detto e vi faccio vedere dal mio chic quello che è. Ah no, vi faccio vedere l'ultima cosa, no in realtà non è l'ultima cosa, finiamo qua e poi facciamo new chic. Allora, questo qui è bellissimo ragazzi perché è quello per proteggere la scrivania, non che la mia scrivania sopra sia delicatissima, però mi piaceva anche per renderla più bella e più piacevole da starci, no? Perché un po' come la penso io, un po' come quando eravamo piccolini, che quando iniziava la scuola almeno mamma e papà mio mi portavano agli ipermercati, prima in cartoleria, poi mi ricordo che uscirono questi grandi centri commerciali e c'avevano tutta la parte della cartoleria che era un'immensità, una vastità. E quindi ovvio, come tutti i bambini che vogliono la cosa bella per andare a scuola, perché uno gli rende la scuola più bella, più piacevole, proprio perché dietro allo sforzo c'è la penna colorata, c'è l'astuccio carino, il quaderno carino, uguale anche per noi che siamo adulti, vivere in una bella casa, in un ambiente insomma che ci piace, che ci fa star bene, facciamo insomma quelle cose che sarebbero una rottura, no? Vedi la lavanderia, è un bello spazio super arredato, colorato, piacevole da vivere, quindi fare la lavatrice diventa un pochettino più leggero, e così ho pensato allo stesso
per il mio piccolo ufficetto bellissimo, quindi volevo utilizzarlo appunto per la scrivania e poi staremo a vedere sopra che ci mettiamo. Poi, allora, sempre in ottica di organizzazione, ho voluto prendere anche queste scatole che sono stupende. Allora, in realtà la mia preferita è quella, l'ho preso sempre da Tiger e l'ho pagato 3 euro. Queste qui invece sono le scatole che sempre Tiger aveva, bellissime ragazze, guardate che stupende, un po' vintage così, tonde, e poi dentro sono normali, cioè in bianco, e vanno organizzate eccetera con le varie cosette, non so se metterci il cucito oppure altre cose, vedremo, e sono bellissime. Che c'è, Ingegnelli? Oddio, ci mancava, eh. Sì, amore, ci mancava la cosa. La scatola tonda mancava. Dato che rompi le scatole in tutti i modi, mancava che rompi le scatole. Amore, io non rompo le scatole. Rompi che rompi. Direttamente, va bene, perché sono una professionista anche là, d'accordo? Oh. E calma. E quindi l'ho presa, ne volevo 2 tonde, solamente che purtroppo erano finite perché altre ragazze intelligenti come me le avevano comprate, e quindi ho preso 1 tonda, che ho pagato, se non sbaglio, 4 sacchi, e questa qui che è bellissima, rettangolare, che c'ha il bottoncino, vedete, poi si apre. Dentro che c'è? Lo scrigno dei segreti, tutti i gioielli che mi regalerai, i zerconi. Zerconi, va bene, non di caramella però. Guarda, non vale. Zerconi rubinetti, quindi stai tranquilla. Vabbè. E questa mi sembra di averla pagata sempre 4 sacchi, amore, ok? No, l'ho pagata io però. Oh mio Dio, amore, ma mi è sempre a guardare questi particolari. Allora, poi... E ho preso, sono tornata un'altra volta da Tiger perché non ero contenta, mi serviva una cosa, guardate un po' che bella. Oh, ma che è carta? È cascata. Non crede proprio, perché me l'ha presa lui. Ho detto, amore, voglio la prendo, ti prego, vammi a prendere il vaso, non hai pensato, lo voglio. Ragazzi, dai, ma voi che... Loro mi capiscono. Lo sai che lo conosco per nome, quello che lavora a Tiger? Sì, lo chiamo per nome. Lo chiamo per nome, è fatta tassa, attento, se fa cascare. E poi ce ne manca uno solo e poi è finita. Ho preso quello senza sbavature. Bravo, è un portavaso stupendo, così fatto carino da mettere sulla scrivania, troppo, troppo carino. Vedete quanto costava, amore, questo? 6 euro? Sì, 6 euro. 6 euro. Troppo bello, prendetelo ragazzi, compratelo. A Cattaville. Allora, a Cattaville. Bene, questo abbiamo fatto. Ah no, sì, ora arriva il New Chic, allora. Ah no, beh, c'è pure l'altra roba della cucina. Vai, andiamo avanti. Allora, New Chic, avevo fatto vedere che mi avevano omaggiato di un po' di cosine, poi sarà che col periodo di Natale tutti i pacchi sono arrivati singolarmente e volevo mettere queste che non so se state vedendo, ma tanto vi faccio la ripresa a parte, le volevo mettere su per il progetto del cucito, ma i pacchi sono arrivati tardi col Natale, quindi via, ve le faccio vedere. Queste qui le avete già visto, viste che sono quelle, le ananas, che stavano praticamente in cucina, le avevamo messe, molto belle, e poi hanno diversi modi di di luce, insomma, di intermittenza, giusto? Sì. Però mo non so come si faccia. Dov'era, amore? Vabbè. Ecco, c'è anche quei denti, devi metterlo. Dai! Ah no, ci sono 2 pulsantini, eccole qua, vedete? E quindi è proprio fatto appunto a forma di ananas, molto carino, e staremo a vedere dove lo metterò, perché adesso sto iniziando a smontare tutta la parte, ahimè ragazzi, del Natale, purtroppo. Che bisogna fare? Anche questa qui, ragazzi, l'avete vista, l'avevo messa sempre in cucina, scritta love, molto bella, la voglio mettere su nell'ufficetto mio, e niente, mi piacciono un sacco queste luci perché creano un sacco d'atmosfera. Poi, che altro mi sono presa lì? Un po' di cosette, allora, vediamo qua. Allora, vi ricordate in un vecchio vlog che eravamo andati a spasso per l'IKEA, perché al mio amore piace un sacco l'IKEA, e quindi... avevamo visto quella parte di decorazione fatta con gli specchietti piccolini e ho voluto prenderli sul loro sito. Allora, praticamente io mi aspettavo proprio degli specchietti, infatti ero un po' preoccupata per l'integrità, no? E invece no, ragazzi, non sono degli specchi veri e propri, ancora meglio, pure per attaccarli, insomma, sono, avete fatto quei cosini che si attaccano al frigo sostanzialmente, che dietro sono gommati, praticamente la stessa cosa, vedete, c'è una pellicola che li fa diventare, ecco l'ingegnere, vediamo se lo becco l'ingegnere, non ti muovere, sono specchi, diventano, cioè, proprio carini, e anche a vedersi così, non è che sono quelli, certo non è proprio il riflesso dello specchio normale, però per metterli come decorazioni sul muro è carina, e ti ci specchi tranquillamente, un po', certo ti deforma poco poco, un minimo, però sono carini perché...
si attaccano meglio, uno li può mettere da una parte, poi li toglie e li rimette da un'altra parte, insomma permettono un po' di giocarci con queste cose. E ho preso 5 pacchetti di questi, quindi costano proprio poco poco poco, mi sono detta boh, chissà se arriveranno integri, e dietro hanno pure cosini per attaccarli, proprio il gommoncino. Questa qui è una figata perché possiamo trasformare un qualsiasi specchio in una vanity, si dice così amore, sì, vanity mirror lights, eh? Sì sì. Ok, e sono praticamente queste lucette, qui ci sono pure gli adesivi, e vi faccio vedere che carine, praticamente sono delle lucette fatte così, che si attaccano praticamente con l'adesivo dietro. Volevo farvi vedere, senza che rompo tutto, eccolo, che non voglio, troppo, eccolo qua, vedete come sono fatti dietro, così hanno praticamente il filo, quindi sono uniti, e poi hanno l'interruttore. Molto carino, per, appunto per trasformare lo specchio che ho in camera da letto, quindi poi non so se lo metterò nell'ufficetto oppure lo lascio sul malm in camera da letto, staremo a vedere, però carina anche questa come idea e vedremo come utilizzarla. Poi l'ufficetto volevo che fosse grigio rosa e poi alla fine ho deciso rosa, non tutto il muro, sicuramente farò qualche decorazione al muro, però non totalmente tutto rosa perché non mi piace. E ho voluto prendere questi cuscini molto carini, vedete appunto hanno questa parte di rosa e poi il grigio che è molto bello, sono leggeri come tessuto, quindi insomma si lavano pure facilmente. E vi faccio vedere le altre appunto federe. Allora, questa qui molto bella, tutta rosa con questo dorato intorno, poi quest'altra che è appunto Boss Lady, molto carini, vero amore? Bellissimi, sì. Molto carini, sì. Poi, ne ho presi un bel po', perché sarà che io adoro, ma mi sa che ve ne siete accorti, i cuscini in ogni dove. Questo qua è più grigiastro, grigio e dorato. Poi, dalla foto sul sito, questo dorato sembrava molto più di riflesso, insomma, un oro più acceso. Invece rimane un dorato ramato. Ok, perfetto, questo ve l'ho fatto vedere, poi io ho finito, la scritta ve l'ho fatta vedere, passiamo all'ultimo amore. No, c'erano anche quelli, non so se. No, quello tanto è il fondo, ho preso pure un fondo, ma tanto lo vedrete nell'SMR, quindi non ci interessa, non è per decorare. Ok, poi ho voluto prendere perché sapete appunto che voglio fare il decluttering delle padelle in generale, un po' tutte le cose che ho in cucina, quindi ho ricomprato quelle che butteremo tra un pochino insieme. Allora, questa qui è il wok. Facciamo il lancio dalla finestra. Il lancio dalla finestra, saliamo su e buttiamo. Questo qui praticamente è il, ve l'ho detto, sì, il wok, mi stai a distrarre. Ed è carino appunto per saltare la pasta ed è un passepartout come pentola, ve la consiglio. La marca è Regina di Pietra. E no, la marca non è Regina di Pietra, è Accademia Mugnano, Regina di Pietra è la pentola, rivestimento eccetera eccetera con particelle minerali rinforzate con titanio. Ed in Italia ed è una 28 cm, l'ho pagata 18 euro. Quest'altra invece, sempre la stessa marca, secondo me era una delle migliori che appunto stavano al negozio, l'ho pagata 19 euro ed è perfetta ragazzi per sostituirne una che vedrete che è ammaccata e che pure troppo l'ho utilizzata, ed è perfetta per le verdure, anche per ripassare la pasta eccetera, ottima anche per i sughetti. E tornerò al negozio per prendere la padella piccolina perché c'avevi ragione tu amore, era troppo avanzata pure quella che ci abbiamo, io invece ero convinta che un altro giretto gli si potesse far fare, invece no, l'ho rivista l'altro giorno, ho detto vabbè mo ritorno e prendo quella piccolina, quindi amore tocca riuscire. E quindi ragazzi questo è tutto, un bacione, ci vediamo al prossimo video, allora, perché appunto dai, dobbiamo andare a prendere solo la padellina amore, solo quella prendo, sì, poi devo cambiare l'anello, devo prendere più piccolo. Sì, dobbiamo prendere l'anello più piccolo e quindi niente ragazzi, un bacione, andate pure voi a fare shopping e poi organizziamo e puliamo tutta casa insieme con lo sbaratto. Andateci un po' di foto di quello che comprate. Esatto, sì, e ci vediamo alla prossima.